Antico Tiro a Volo in compagnia di Martina Caregaro. Innanzitutto ben trovata. Grazie. Martina, ti abbiamo vista in campo poco fa che ti allenavi con Alberta Brianti, la tua nuova allenatrice, da pochissime settimane. Ti chiedo come nasce l'idea di allenarti con lei e come ti ci trovi in questo primo periodo insieme a lei. Ma diciamo che la scelta è nata che volevo riavvicinarmi un po' a casa. E da 13 anni che ero a Roma e avevo bisogno di aria di casa, insomma, avvicinarmi un po' e quindi sono andata a provare qualche giorno su, mi sono trovata bene e da lì, insomma, abbiamo iniziato a lavorare insieme. E in campo eri con Alberta dalla tua parte e con Sara Errani dall'altra. Sei stata la prima ad allenarsi con Sara qui all'Antico Tiro a Volo. Dal tuo punto di vista, ti chiedo come vedi il suo tentativo di risalita qui dall'Antico Tiro a Volo, una ragazza che dopo tutti gli obiettivi che ha raggiunto nell'arco della carriera, ancora non molla, ancora sta lì, ci prova, con la solita grinta che la contraddistingue, no? Sì, Sara è una ragazza umilissima, con tanta voglia di comunque di fare, di lavorare, di rimettersi in gioco, comunque insomma passare da Parigi all'Antico Tiro a Volo, che è uno comunque dei tornei più belli che c'è in Italia, deve essere un'emozione abbastanza forte per lei, no? Però insomma le auguro il meglio, se lo merita sicuramente, il tennis è la sua vita. Quindi è giusto secondo me che ci riprovi. Invece tu, adesso abbiamo parlato del cambio di guida tecnica, in questo momento che obiettivi senti dentro di te, che obiettivi senti di darti per le prossime settimane, per i prossimi mesi? Ma sicuramente di iniziare a giocare con una buona continuità e di ritrovare anche insomma me stessa sia fuori che dentro al campo, comunque ho cambiato completamente vita. E diciamo che mi sono rimessa in gioco anch'io perché comunque riparto da zero. E circolo nuovo, allenatore nuovo, vita nuova sia fuori che dentro al campo, quindi insomma mi faccio un in bocca al lupo da sola. L'ultima non è il primo anno che vieni qui a giocare il torneo dell'Antico Tiro a Volo, come ti trovi qui e che giudizio dai un po' a tutta l'organizzazione, al circolo, allo scenario? Ma io ho sempre detto che secondo me questo è uno dei tornei più belli e uno dei circoli più belli di Roma. Cioè quando entri qua c'hai questa vista pazzesca su Roma, ti invoglia comunque a venire sempre qua a giocare e a dare il massimo. Quindi sono contenta di essere di nuovo qua a giocare. Grazie, in bocca al A lupo. voi, crepi.